Benvenuto all'ultimo dei tre incontri del nostro ciclo di letture politiche. Questa sera abbiamo con noi come ospite Manlio Iofrida, che non credo di dover presentare qui a Bologna. Ricordo solo che insegna alla nostra università filosofia della storia, storia della filosofia francese contemporanea. È importante studioso di Derrida, che stasera ci leggerà l'ultima opera di Derrida, se vogliamo dire così, L'animali che dunque sono. Mi ricordo che Derrida muore nel 2004, questa opera che si compone di alcuni suoi testi, alcuni già pubblicati, altri non pubblicati, comunque appunto esce nel 2007. La lettura che Iofrida stasera ci offre ovviamente è una lettura che si inserisce nell'ambito dei lavori del laboratorio di analisi politica, e quindi cercherà di guardare alla la proposta politica di Derrida. Quindi nel pensiero di Derrida affronteremo più che altro questo aspetto e meno l'aspetto teorico. Cedo la parola al professor Iofrida. Innanzitutto ringrazio sentitamente Carlo Galli e gli amici del Gramsci qui dell'Emilia Romagna, la collega che ha appena parlato, per questo invito che mi ha fatto molto piacere. Mi ha fatto molto piacere parlare al Gramsci e mi fa molto piacere parlare di Derrida, perché in Italia siamo così spesso un po' schizofrenici, passiamo da amori smodati poi a condanne e svalutazioni altrettanto marcate, e un po' questa è stata la storia degli ultimi 20 anni della ricezione di Derrida da noi, mentre invece Derrida è un autore che va studiato criticamente, come tutti gli autori importanti, ma che comunque è uno degli autori più importanti del XX secolo. Quindi noi non, io almeno, non ho nessun ostacolo. Penso che proprio per questo si debba avere anche degli atteggiamenti critici, ma senza mai dimenticare che, senza il rispetto fondamentale che un autore così importante merita. E quindi, detto questo, come sapete, leggeremo il libro che Derrida ha dedicato all'animale, un riproposto, come diceva la collega, che raccoglie una serie di interventi che al tema, a questo tema, egli aveva dedicato negli ultimi anni della sua attività, e che rappresentano, questi interventi, in qualche modo il riconoscimento da parte dell'autore che le questioni centrali di oggi, tanto dal punto di vista filosofico che da quello politico, sono quelle della vita e degli esseri viventi. Fino a una professione esplicita di un vero e proprio animalismo. Poi vi leggerò in proposito qualche affermazione di Derrida. È vero, un animalismo moderato, un animalismo diciamo di un filosofo, non di un militante, ma comunque diciamo che per chi conosce Derrida è abituato anche a questa sua strategia spesso del dire e non dire, dell'affermare ma poi delimitare le sue affermazioni, e trovo che la sua presa di posizione in questo caso è particolarmente chiara. Quindi questo è il tema della vita e il tema dell'animale, e che poi è un modo con cui Derrida, data la sua formulazione di questa questione del problema ecologico, che è il tema dominante, secondo me il tema più importante, nuovo, che noi affrontiamo in politica, nella filosofia politica negli ultimi 30 anni, il vertice che si è aperto oggi a Parigi
pubblicità va vista anche in questo senso, oppure se volete, usando una categoria che oggi è anche spesso un po' abusata, ma insomma che può essere benissimo usata, si può anche dire che in questo libro troviamo la versione che Derrida dà della biopolitica, cioè di una, del fatto che oggi il centro della politica è dato da questo problema di come ci comportiamo nei confronti della vita. Ecco, detto questo, io devo dire che è impossibile però che noi affrontiamo direttamente questo libro, perché il libro, questo libro di Derrida è comunque un libro di Derrida, quindi un libro in cui ci sono le categorie fondamentali e in particolare quella di traccia e anche quella di animale autobiografico, quello di scrittura e quella della vita come differenza. Quindi così vi ho presentato quelle che sono la batteria, diciamo, fondamentale dei concetti filosofici di Derrida fin dagli anni 60. Ecco, tutte queste cose qui, appunto, Derrida, questi concetti continuano, cioè sono il punto di riferimento anche di questo libro, però Derrida li aveva messi a punto e li ha tematizzati non in questo libro li dà per scontati, ma li ha tematizzati in un'opera molto lunga che è cominciata nel 54 quando compose la sua tesi di laurea e, diciamo, si è sistemata più o meno dal punto di vista teorico nel 72 quando fra l'altro ha pubblicato questo volume di saggi molto corposi che si intitola Margine della filosofia. Quindi noi ci serviremo della lettura del libro sull'animale anche anche per dare uno schizzo di quelli che sono i concetti fondamentali della filosofia di Derrida. È inevitabile, ma è anche opportuno. Perché? Perché innanzitutto non avrebbe senso commentare un libro di Derrida se non pagina per pagina, capitolo per capitolo. Come sa chi ha letto qualche cosa, anche poco di Derrida, Derrida è un gran divagatore, si potrebbe dire, cioè, anzi è uno che della divagazione ha fatto, se mi passate questo paradosso, un sistema. È uno che rifiuta di seguire un filo, anzi cerca di imbrogliare i fili e cerca per l'appunto di far esplodere il libro. Questa è una delle tematiche fondamentali del primo Derrida. Un suo motto degli anni 70 era appunto scrittura, che è il suo tema fondamentale, contro libro, laddove il libro è questa chiusura sistematica di tempo. Per la scrittura è una specie di produzione, fra virgolette, anarchica di enunciati. Quindi questo è un primo motivo per cui non possiamo stare solo a questo libro, e l'altro motivo è perché una delle domande a cui cercheremo di rispondere è: quest'ultima fase della riflessione del filosofo in che rapporto sta con la precedente? Ci sono o non ci sono delle rotture nell'evoluzione del pensiero di questo autore? Che domanda che non vorrei che prendesse per una domanda semplicemente accademica o scolastica, cioè è un problema serio, però non è che sarebbe così centrale qui stasera per noi, però invece è importante perché noi dobbiamo capire qual è il modo specifico, quali sono i concetti filosofici precisi che stanno alla base di questa biopolitica, di questa filosofia della vita di Derrida. E quindi innanzitutto dobbiamo anche valutare se sono gli stessi del periodo precedente. In connessione a questo dobbiamo anche capire se gli eventi storici degli ultimi 30 anni, voglio dire dagli anni 80 in poi, soprattutto dall'89 in poi, dagli anni 80, poi l'89, niente, degli eventi che hanno così radicalmente trasformato il nostro mondo storico e politico, hanno effettivamente indotto Derrida a introdurre delle nuove categorie. Ecco, allora, per comunque non cominciare da affermazioni astratte, ma da qualche riferimento preciso a dei temi di questo testo,
richiamare un paio di temi, appunto, che sono cruciali per l'argomentazione del libro. Il primo tema che trovate, citerò sempre, i riferimenti sono sempre dall'edizione italiana. Il primo tema che trovate a pagina 74 è appunto questo, quello del vivente e del vivente animale, laddove questa pagina Derrida dice: questa per me è sempre stata la questione più importante e decisiva. Qui c'è una rivendicazione da parte di Derrida del fatto che fin dal 54, mettiamola così, cioè dall'anno in cui ha scritto questa tesi di laurea, il concetto di vivente, di vivente animale era comunque il centro del suo pensiero. Un'altra affermazione la trovate a pagina 155, e qui dice che appunto marca, lettera, traccia, differenza sono essenzialmente, che sono i suoi concetti base, i suoi concetti base di questa sua prima filosofia, sono tutte queste che riguardano il vivente. Allora io rispetto a queste due affermazioni che ci sono nel libro, mi domando appunto: è giusta questa rivendicazione di una sostanziale continuità del suo pensiero? Vi anticipo subito che la risposta è che diciamo c'è del non è completamente bugiardo nel fare questa affermazione, non è nemmeno completamente veritiero, e ora cercherò un po' di spiegarvi perché. In questo modo così entriamo un po' in questa arsenale che è un po' l'insieme dei concetti di verità. C'è del vero perché in realtà, facendo questa affermazione, Derrida non fa un discorso che riguarda solo se stesso, sta facendo un discorso che vale per un'intera generazione, anzi dovremmo dire per più generazioni di filosofi francesi, perché la vita è stato il tema centrale della filosofia francese fin dalla grande lezione di Bergson, che d'altra parte rimane un riferimento forte ancora oggi. Bergson consegna al XX secolo francese, che attraversa per una buona metà, una grande filosofia della vita. Noi ora però non ci perderemo naturalmente a fare una rassegna di questa questione, che implicherebbe un tempo grandissimo, ma andiamo direttamente al personaggio fondamentale, cioè cioè al personaggio che ci importa per quanto riguarda Derrida, cioè a Edmund Husserl, il filo che Derrida e più di una generazione di filosofi francesi hanno interpretato, lui che era il fondatore, è stato il fondatore della fenomenologia, come un filosofo della vita. In particolare, da questo punto di vista, è l'opera finale di Husserl, La crisi delle scienze europee, che è stata importante per Derrida e per altri, per questa interpretazione della fenomenologia come filosofia della vita. In quest'opera Husserl accusa Galileo di avere fatto perdere il radicamento della scienza nella vita. Tutto preso dalle astrazioni, dalle concatenazioni matematiche e dalle dimostrazioni che da una proposizione all'altra ci portano sempre più lontano dalle evidenze intuitive originarie, Galileo ha finito per sradicare la scienza dalla vita. Vivere per Husserl, perché indubbiamente c'è una filosofia della vita di Husserl, è avere la pienezza di un'esperienza vivente, e la scienza deve essere rimessa in rapporto con questo strato di senso originario, pena la crisi della società europea, perché non bisogna dimenticare che questo è un grande libro, anche un grande libro sul nazismo, che per Husserl era un fenomeno che rappresentava una completa separazione dei mezzi razionali dai fini, dal senso a cui questi mezzi devono essere collegati.
questo è un primo riferimento importante, ma dobbiamo tenere conto che nel discorso di Derrida di questa generazione è altrettanto importante quest'altro personaggio, cioè Martin Heidegger, che appunto nella filosofia della vita tedesca e nella fenomenologia, perché anche la sua è una forma di fenomenologia, già nel 1927, pubblicando Essere e Tempo, aveva preso un'altra strada. Heidegger in sostanza cosa aveva detto? Che non bisogna scegliere fra vita come intuizione e scienza moderna come alienazione dell'intuizione. La vita come intuizione dell'essenza, come evidenza piena e presente, è pur sempre una vita, come la vedeva Husserl, è pur sempre una vita ridotta a teoresi, a logos, a astrazione. La vita è invece per Heidegger tempo. Il tempo autentico è quello in cui mi confronto decisamente con la morte e l'assumo come tema fondamentale della vita. Di fronte a una vita intesa come pacifica intuizione delle essenze, parlava Husserl, Heidegger presenta un'idea di vita che è completamente altra dalla razionalità, che ne è la condizione e la base di questa razionalità, ma è totalmente altra, è un abisso, un complesso di forze contraddittorie, di vita e morte, di positivo e negativo, di presenza e assenza. Allora dobbiamo tenere conto che Derrida, nel momento in cui riprende la fenomenologia di Husserl, la riprende già dal punto di vista della critica di Husserl, già nel 54. La sua idea di vita è ormai staccata da quella teoretica e logicistica di Husserl e vicina a quella di Heidegger. Solo che, così vi anticipo uno dei temi fondamentali del libro proprio di cui parliamo oggi, per Heidegger questa temporalità che è la vita autentica era effettivamente riservata ancora all'uomo. È l'uomo che è il pastore dell'essere. Per Heidegger l'uomo e non l'animale hanno accesso a questo rapporto con l'essere che è la vita autentica. Invece per Derrida si può dire, ha ragione quando rivendica questo, fin dal suo primo periodo, che la vita è qualcosa di non necessariamente soggettivo, di preumano, è una grande vita anonima che va ben oltre il genere umano. Sotto e dietro il logos, dietro questo elemento cosciente, dietro quello che Husserl chiamava il tempo, cova questa dimensione a o prelogica che è una grande riserva di non senso. Questa vita che però, e questo è un punto fondamentale, richiamo la vostra attenzione, questa vita non può essere direttamente attinta, perché Derrida, seguendo in questo la lezione di Heidegger, contesta l'intuizione immediata, l'idea che la verità sia la presenza davanti a me di qualcosa di semplice in piena luce. Non è questa la struttura della verità, che ha invece sempre uno sfondo di oscurità. Io vedo qualcosa di determinato solo perché si staglia su uno sfondo indeterminato. Se dunque non ci sono scorciatoie dirette, intuitive per cogliere la vita, essa può essere intravista solo attraverso gli spiragli, le contraddizioni, gli scricchioli del logos. Queste contraddizioni, e insisto su questo perché non si tratta di posizioni irrazionaliste. Il punto di riferimento di queste considerazioni, di queste argomentazioni, è per esempio anche un Goethe che ha dimostrato che la matematica contiene degli aporie, degli indecisivi. Quindi queste contraddizioni sono le fessure attraverso cui intravediamo che dietro la grande gabbia della razionalità c'è altro, un totalmente altro, la vita. Allora, questo è un altro punto che è fondamentale per capire un po' la strategia di pensiero, ma anche di scrittura di verità. E cioè che capiamo cosa significa precisamente questo riferimento alla fenomenologia di Husserl. No, perché
giustamente voi lo vedete classificato come un fenomenologo, perché effettivamente la fenomenologia è un punto di riferimento fondamentale. Non si capisce il tessuto di questa eterità se non lo si misura sulla fenomenologia. Però quello che bisogna capire è che questo riferimento non è un riferimento positivo, perché la fenomenologia per Derrida è lo strumento principe del logos, l'espressione più alta del logos, di cui io mostro le contraddizioni, di cui apro le fessure per mostrarne i limiti e aprirlo alla vita come totalmente altro. Quindi quanto più quello di Husserl è un razionalismo rigoroso, il culmine del razionalismo occidentale in un certo senso, tanto più stringentemente se ne possono evidenziare le aporie e fare del commento dei testi di Husserl la strada per vederne il rovescio vitale e non logico. Quindi questo è il senso della fenomenologia di Derrida. In questo modo vi ho, insomma, semplificando molto, dato un'idea di quello che Derrida intende per decostruzione. Questa strategia, appunto, che fa collassare i testi dall'interno, aprendone le contraddizioni, fissurandoli, facendo vedere che facendone emergere i limiti. Capite anche allora perché tanta parte dell'opera di Derrida ha la struttura del commento, perché è strategico. E il suo modo di commento di quella che lui chiama, sulla strada di Heidegger, la metafisica occidentale. Su questo punto vi posso raccontare un aneddoto, cioè Michel Foucault, che non amava Derrida, di fuori, soleva dire che Derrida se ne campi di professor bellissimo, è un professorino di liceo. Allora, questa è una cattiva, cioè è un giudizio, però effettivamente coglie un aspetto, questo aspetto, per cui Derrida è effettivamente non tanto uno che espone delle tesi direttamente, ma è un grandissimo commentatore, grandissimo, e poi per dire. Vi riferisco alla battuta per capire l'importanza che ha questa struttura, non assolutamente per aderire alla sua ingenerosità, okay? Quindi struttura del commento, paziente infaticabile evidenziazione, provvisa di contraddizione, eccetera. Nella maniera, insomma, più comprensibile e più sintetica possibile, quello che vi ho detto è una sintesi della posizione di Derrida fino al 1962, quando pubblica il suo primo testo importante, che è un'introduzione all'origine della geometria di Husserl. All'epoca quasi tutte le strutture fondamentali del suo pensiero erano state messe a punto. Vorrei solo aggiungere, perché per capire questa questione della vita è un dettaglio comune di cui dobbiamo tenere conto, poi non lo approfondiremo, magari poi possiamo parlare della discussione. Volevo solo aggiungere che questa di Derrida era una forma di fenomenologia che in quel periodo, ricordiamoci che siamo tra il 54 e il 62, si apriva al nazismo e al materialismo, che dichiarava l'insufficienza del razionalismo e intuizionismo di Husserl e vedeva in Marx, oltre che in Heidegger, il rappresentante di un pensiero vitalistico e materialistico che poteva correggere e completare la fenomenologia. Lo dico perché, di nuovo, ora non è perché vi voglio caricare di particolari filologici accademici, ma perché questa linea materialistica effettivamente rimane fino alla fine. E adesso un ultimo passo per completare il ritratto intellettuale di questo primo Derrida. Questo che vedete
è uscita per la prima volta postumo nel 1916, perché ora dobbiamo un attimo cercare di capire, per capire che cosa sono i due concetti di Derrida fondamentali, sono la differenza e la scrittura, che sono più o meno dei sinonimi. Dobbiamo capire cosa c'entra la linguistica strutturale, non la linguistica generale, la linguistica strutturale, con questa crisi del modello intuitivo, che era il risultato del lavoro di Derrida fino al 62. Qui la questione della vita si è incrociata con quel grande movimento della cultura francese che fu lo strutturalismo. In questo modo passiamo in sostanza dagli anni 50 agli anni 60, sono quelli di questo movimento. Naturalmente questo movimento enorme, variegato, io do solo qualche cenno a Saussure, perché per Derrida effettivamente è Saussure che è importante. Però comunque in generale può essere considerato il padre del movimento, anche se sostanzialmente era un uomo del XIX secolo. Allora, quali sono i punti che il corso di linguistica generale, che nel corso di linguistica generale sono stati dei punti di riferimento essenziali per il discorso di Derrida? E essenzialmente è l'idea di valore linguistico, cioè l'idea che o è di differenzialità o di acriticità, sono tutti sinonimi. Nel corso Saussure aveva affermato che la lingua è un tessuto di entità differenziali in cui cioè conta non ciò che ogni elemento è, ma il fascio di ogni di relazioni che ogni elemento ha con gli altri elementi. C'è un esempio famoso che è quello del cavallo, cavallo della scacchiera, del gioco degli scacchi, cioè, che il cavallo, il quale può essere fatto di legno, di ferro, può essere rappresentato da un qualunque oggetto che più o meno gli somigli, quello che conta però è l'insieme di operazioni che può fare, le relazioni che ha nella scacchiera, non che cosa lui è materialmente. Quindi questa idea di valore e di acriticità, che è poi l'idea di differenza, la differenza, le creature per Derrida sono queste. Questa idea di valore e di diacriticità diventa, non solo per Derrida, un modello attraverso cui viene letta negli anni 60 tutta la realtà. Gli scambi matrimoniali, per dire, nelle società primitive, Lévi-Strauss, l'economia, la vita, perché lo stesso DNA è un codice linguistico differenziato, viene visto come, anche quello come la scoperta che nella vita c'è questo elemento linguistico e differenziato. La percezione che gli psicologi della Gestalt consideravano un meccanismo differenziato, perché io vedo, figure che si distaccano dallo sfondo, non vedo cose, insomma. E ovviamente il linguaggio, la letteratura, una nuova critica letteraria. Questo è insomma un movimento enorme che poi dalla Francia si è riversato anche altrove. Quindi tutta la realtà può essere letta secondo questo schema semiotico che comporta che quello che conta non è la sostanza delle cose, ma la funzione, il fascio di relazione che le collega. Allora, per collegarci al discorso di prima, voi capite come una generazione di fenomenologi eterodossi, non più fenomenologi, come lo vogliamo chiamare, sulla base del metodo stesso della fenomenologia, una generazione che aveva visto nell'intuizionismo di Husserl, nell'idea che la verità è intuizione di qualcosa di semplice, elementare e presente, il nemico da battere per rivendicare un'irriducibilità della vita a questo, voi capite come questa generazione trova in questa visione strutturalistica della realtà, dell'essere come relazione, rinvio, non semplicità, una risorsa preziosissima. Saussure insegnava che per dire A non posso dire semplicemente A, ma devo distinguerlo, devo farlo sorgere dalla sua distinzione e contrapposizione a non A.
insegnava che non esiste il semplice, ma il plesso, quello che definirà, appunto, chiamerà ben presto, la differenza. Se prima al logos si contrapponeva la vita o il tempo di Heidegger, che voglio dire in questo periodo tra il 54 e il 62, per quanto di verità, ora al logos si contrappone la differenzialità. E la differenzialità, la traccia, la scrittura, la differenza, tutta questa schiera di termini che definirà coniato, saranno tutti dei sinonimi effettivamente del concetto di vita. Ecco, quindi diciamo che quella osservazione, avendo fatto questa analisi, diciamo, delle posizioni del primo Derrida, possiamo dire che quell'affermazione che avevamo letto all'inizio, secondo cui lui rivendicava la continuità del suo pensiero, è abbastanza giustificata, è almeno in parte giustificata. Poi vedremo nel seguito del discorso che farò perché dico almeno in parte. Commentiamo, non abbiamo tempo ora per leggere alcune parti, qualche passaggio di un'opera del 67, di una delle opere fondamentali di Derrida, della grammatologia, in cui si trova affermato effettivamente questa idea della traccia e della differenza come vita. Ecco, nell'esporvi e cercare di spiegare questo tema della diacriticità, del valore, della differenza, io ho anche raccontato, diciamo, quello che è l'aspetto fondamentale di una conferenza, il tema fondamentale di una conferenza famosa di Derrida, che Derrida tenne nel 68 e che si intitola appunto La differenza, che in sostanza sostiene questa estensione di tutta la realtà del modello del segno e del rinvio. Però voglio aggiungere una cosa a proposito di questa conferenza, un punto secondo me è importante anche per quello che poi vedremo nel seguito del discorso. Cioè, in questa conferenza a un certo punto il discorso di Derrida viene, Derrida a un certo punto si riferisce a Nietzsche, altro personaggio fondamentale della cultura francese fin dalla fine dell'Ottocento, ma insomma poi per questa generazione Nietzsche è fondamentale in maniera particolare. Com'è che Derrida si riferisce, tira in ballo Nietzsche nel suo discorso? Lo tira in ballo attraverso il riferimento a un libro di Gilles Deleuze, al libro Nietzsche e la filosofia. Allora, questi, per gli autori francesi in particolare, quando ci sono questi riferimenti li dobbiamo prendere sempre molto sul serio. Non è una cultura in cui si cita molto, quindi quello che viene citato vuol dire che ha un peso, e in effetti questo, in questo caso vale in maniera particolare. Questo libro, Nietzsche e la filosofia, era uscito nel 62 e aveva aperto una nuova stagione dell'interpretazione nietzscheana, ponendosi assolutamente accanto, in gran parte in alternativa, all'altra grande interpretazione di Nietzsche che era apparsa solo un anno prima, cioè a quella di Heidegger, il cui corsi su Nietzsche appaiono nel 1961. Che immagine usciva di Nietzsche dal libro di Deleuze? Quella di un pensatore della forza come fascia di forze tra loro conflittuali e differenti irriducibilmente. Quindi non un Nietzsche della forza come forza del superuomo, eccetera, ma un Nietzsche in cui l'uomo è dissolto nel gioco di queste forze contraddittorie e telluriche, estranee alla coscienza, al logos, eccetera. Ecco. Allora, questo riferimento di Derrida a Deleuze e attraverso Deleuze al nietzscheanesimo, a Nietzsche come filosofo della forza, va preso sul serio. Va preso sul serio perché, tanto più perché, cioè, poi voglio dire, si tratta,
Fratellesi e Derrida sono veramente due filosofi molto diversi, si rispettavano e tutto quanto, però veramente sono molto diversi. Però su questo punto il riferimento è importante, perché cerco anche di spiegarlo ulteriormente. In sostanza significava dire nel 68, quando la conferenza viene pronunziata da parte di Derrida, significava dire: badate bene a non interpretare la mia filosofia del segno e della differenzialità come un banale testualismo, come l'idea che il mondo si riduca a un mucchio di libri. Dietro il rinvio reciproco dei segni, dietro l'opposizione di un segno a un altro, cova la contraddittorietà delle forze del corpo. Quindi questo richiamo a Deleuze è una spia di una filosofia della forza che si può rintracciare poi in molti altri saggi del primo Derrida, un saggio che si intitola Forza e Significazione, i saggi su Bataille, quelli su Artaud, il saggio su Freud e la scena della scrittura, tutti i saggi giovanili. Questa energetica nicciana, la filosofia della forza, certamente per ora è tenuta a bada dal prevalere del riferimento a Heidegger. E quindi la filosofia della vita di questa prima Derrida è più un'ontologia modellata sul segno, a differenza di cui abbiamo parlato prima, che un'energetica. Ecco, però vedrete che su questo, proprio la fine del libro sull'animale, ha da dire qualcosa forse di nuovo. Quindi comunque per ora sul Derrida di questo periodo comunque possiamo concludere su questo punto, che però comunque anche in questo primo periodo non si trattava solo di Heidegger, ma anche il niccianesimo di Deleuze è un riferimento importante per l'idea di vita che Derrida presenta in questo periodo. Allora, prima di passare al nostro libro, se vogliamo fare un bilancio provvisorio della filosofia di Derrida nel 68, che parrebbe fino al 72, è questo. È un fenomenologo che si serve della fenomenologia per rovesciarla, perché usa il metodo fenomenologico per far vedere come esso si avvolga in aporie e in indicibilità radicale. Attraverso il logos si aprono spirali da cui si fa scaturire quel vulcano irrazionale che cova sotto di esso e che costituisce del resto la risorsa profonda della vita stessa, del gioco. Cos'ha di ancora fenomenologico questa concezione? Perché il riferimento a Husserl, con cui abbiamo cominciato, è comunque da mantenere? Perché per Derrida, almeno in questo periodo, il logos non può essere combattuto che con se stesso. Questo è un altro punto su cui poi alla fine ci interrogheremo per capire se Derrida ha cambiato posizione. In questo periodo non esiste un altro logos che possa scalzare quello greco, ebraico, occidentale. Tutto quello che posso fare è decostruire questo logos, cioè agire sulle sue contraddizioni, sulle sue aporie, sui suoi limiti. Attraverso tali falde si intravede, senza poterla mai far comparire direttamente, quella vita, quel groppo di non senso che cova sotto il senso. E poi bisogna dire che per questo periodo rimane certamente vero che la vita rimane comunque in sottordine, come ciò di cui non si può parlare. Molto più in evidenza indubbiamente una filosofia del segno e del rinvio, perché della vita in fondo si parla attraverso questi spirali, attraverso questi rinvii dei segni che sono la differenza. Prima di passare, ci siamo, al nostro libro, volevo comunque accennare, dato che questa è una lettura politica, a qualche questione di carattere politico che c'è anche in questo primo Derrida, che appunto si è occupato molto poco di politica direttamente in questo periodo. Tuttavia bisogna dire che già in questo periodo c'è una politicità forte nel suo discorso, in questo che Derrida afferma che in sostanza la crisi di tutte le categorie politiche tradizionali, soggetto, rappresentante, libertà,
responsabilitante, ma che poi nel secondo periodo diventa ancora più presente. Ma tutte queste sono categorie, appunto, l'idea che ci sia un soggetto libero, l'idea che quello che conta sia una scelta cosciente, tutte queste categorie su cui è fondata la filosofia politica moderna vengono radicalmente decostruite, quindi questo c'è già, questa politicità, che poi però effettivamente diventa tematica nel secondo periodo di Derrida, cioè dal, diciamo, più o meno dagli anni 80 in poi. Dagli anni 80 in poi c'è tutta una serie di opere. Allora cerchiamo di capire la posizione di questo secondo Derrida, che è quello del libro di cui poi parliamo stasera. Che cosa è successo tra la fine degli anni 70 alla fine degli anni 70? In sostanza è successo quello che sappiamo tutti bene, cioè che finiscono i cosiddetti 30 gloriosi, cioè gli anni che dal 45 al 75 hanno costituito per l'Europa, per l'Occidente, il momento del massimo sviluppo del capitalismo. Finisce quindi anche la spinta del 68, finisce la cultura modernista degli anni 60, che riprendeva la grande tradizione moderna, tant'è che nel 79 c'è un filosofo, Guattari, che parla di fine della modernità. Allora, quali sono, su questo va misurato il nuovo Derrida, il nuovo è di troppo, insomma, questo secondo Derrida. Dobbiamo tenere conto che in qualche modo, anche se non è che poi si misura mai esplicitamente su questi temi, però diciamo sotto c'è questo, la sua consapevolezza di questo grande cambiamento. Quali sono i concetti che mutano? Di completamente nuovo non c'è nulla, però assumono un rilievo nuovo i concetti di alterità, passività, apertura massima all'altro, dono. Tutte queste sono cose che non è che non ci fossero nel primo Derrida, ma diventano dei temi assolutamente essenziali in questa fase, in questa seconda fase. Sono tutti temi, infatti, che nel libro di cui parliamo stasera sono centrali. Diventa centrale la tematica autobiografica e connessa ad esso anche un esistenzialismo marcato, che nel primo Derrida non si voleva, prevaleva l'aspetto critico verso l'esistenzialismo. Una centralità, lo possiamo dire tranquillamente, del soggetto in questa Derrida, anche se questa centralità del soggetto non è teoreticamente giustificata, perché Derrida continua a negare questo concetto come categoria filosofica, però basta prendere qualcuno di questi libri, le politiche dell'amicizia, il libro su Marx, aspetti di Marx, il nostro, per vedere che questo elemento soggettivo è veramente, ha una presenza imponente. Poi abbiamo una radicalizzazione della assolutezza dell'altro. In fondo poi anche l'idea del dono, come idea che è un dono che deve essere assoluto, rientra in questo. L'altro con la maiuscola, Derrida si avvicina molto a un altro grande pensatore francese e ebreo, che è Emmanuel Levinas, e quindi tutta questa tematica di una alterità che ha, viene ad avere una collocazione quasi teleologica. La vita non è più allora l'abisso che cova sotto i segni,
ma è un'alterità assoluta che sta in un altrove irraggiungibile, per cui cogliamo anche, ma del resto Derrida lo fa anche consapevolmente, delle sfumature teologiche nel discorso di questa seconda dubbio di Derrida. Questa vita che sta in un altrove irraggiungibile, noi tendiamo all'infinito ad essa. C'è anche, forte, almeno io ce lo sento, un forte riferimento alla teleologia kantiana, con questa idea di approssimazione all'infinito. E certamente in questo modo la tematica della vita, rispetto a quella semiologica che avevamo visto nel periodo della differenza, per intenderci, viene in primo piano. Al gioco dei segni, ma di rispondere all'appello, appunto, uso questo termine che è proprio di Levinas, di questo altro irriducibile che è la vita, e quindi etica e politica vengono in primo piano. E ci si può domandare allora a questo punto, dato che noi avevamo visto che c'è questa sfumatura materialistica del discorso di Derrida, è ancora un materialismo? In un certo senso sì. E questo porta appunto al risultato positivo della rivalutazione dell'animale, di un'apertura adesso molto forte, a suo modo ecologica. Comunque Derrida è abbastanza esplicito nel presentare questo discorso sull'animale e la vita come un vero e proprio discorso storico e politico sul capitalismo. E qui possiamo cominciare a vedere qualche passo, a commentare qualche passo. Vi cito la pagina 62, dove Derrida dice: da circa due secoli, in maniera intensiva e con un'accelerazione sconvolgente di cui abbiamo perso il ritmo e la misura cronologica, noi che ci chiamiamo uomini, noi che ci riconosciamo in questo nome, siamo coinvolti in una trasformazione senza precedenti. Vedete, da circa due secoli è un discorso sulla modernizzazione capitalista, si parte dalla rivoluzione industriale. Tale mutazione sconvolge l'esperienza di ciò che imperturbabilmente continuiamo a chiamare l'animale o gli animali. Quindi, capitalismo, questione dell'animale. Tutta questa novità può essere determinata solo sulla base di ciò che vi è di più antico. Dovremo continuamente muoverci in questo andare e venire del passato remoto e ciò che accade adesso, nello scambio tra il nuovo e il nuovo della ripetizione. Lungi dall'apparire semplicemente ciò che continuiamo a chiamare il mondo, la storia e la vita, questa relazione inaudita con l'animale e con gli animali è talmente nuova che dovrebbe obbligarci a ridiscutere tutti questi concetti, andando per oltre la problematizzazione. Vabbè, quindi qui Derrida sta anche dicendo che questo nuovo bisognerebbe capire quanto convive, come si concilia col fatto che in fondo, come dice in altre parti del libro, la tradizione occidentale rispetto all'animale è quella della violenza. Basta pensare alla Bibbia, su cui parla molto, eccetera, eccetera. Però comunque, saltiamo un po' e andiamo a vedere cosa dice. Comunque, nonostante questo, il discorso è molto chiaro, più chiaro di altre volte da parte di Derrida. Negli ultimi due secoli rappresentano una novità. Salto, vado a pagina 63. Perché continuare a dire, come ho fatto a più riprese, da circa due secoli, come se una tale identificazione fosse possibile, a rigor di termini, in un processo che è certamente antico quanto l'uomo, e come quello che gli chiama il suo mondo, il suo sapere, la sua tecnica. Ebbene, per richiamare che per comodità e senza alcuna pretesa di esattezza, qualche indizio di base che ci permetta di capirci e di dire noi oggi. Questi indizi, per limitarci ai più consistenti, e qui poi fa appunto questa considerazione che sì, è vero che nella Bibbia e nell'antichità greca il maltrattamento dell'animale c'è già ampiamente, ma nel corso degli ultimi due secoli queste forme tradizionali del trattamento dell'animale sono state rivoluzionate, ed è fin troppo evidente, dai concomitanti sviluppi delle scienze zoologiche, etologiche, biologiche e genetiche e dalla parallela evoluzione delle varie tecniche di intervento nel proprio oggetto,
di trasformazione del loro stesso oggetto e del contesto, del mondo dell'oggetto, l'animale vivente. E quindi poi si arriva alla specifica riferimento all'allevamento industriale. Con l'allevamento e l'addestramento dell'animale su una scala demografica che non ha uguali nel passato, con la sperimentazione genetica, con l'industrializzazione di ciò che si può chiamare la produzione animale, alimentare della carne animale, eccetera, eccetera. E poi si arriva, arriva a dire proporzioni senza precedenti dell'asseggiamento animale, e si arriva anche al tema di paragonare questo trattamento dell'animale a un vero e proprio genocidio. Questa è pagina 64. Anche questo è molto forte. Sapete che ci sono poi tanti dibattiti fra gli animalisti oggi se quanto si possa paragonare questo genocidio animale a quello di Auschwitz, insomma, è una questione, è piuttosto forte. Ecco, vi ho voluto citare queste pagine perché, insomma, in esse Derrida si espone molto, ecco, a favore di questa tematica animalista. Quindi, capitalismo come sfruttamento selvaggio della vita, e con una storicizzazione notevole, perché appunto si parla degli ultimi due secoli. E, è proprio il capitalismo, e l'essenza del capitalismo è sacrificare la vita. Comunque, il discorso non avviene solo a questo livello, diciamo, animalista e storico-politico. Come sempre, in Derrida, il discorso storico si affianca a un livello, a un confronto ontologico, sovrastorico, antropologico, esistenziale. E qui così veniamo al titolo del libro, L'animale che dunque sono, e anche all'animale che dunque sono, che ha un significato complesso, perché sono, sui, in francese vuol dire sono, vuol dire anche seguo, e quindi l'animale che perseguo. Questi giochi di parole sono questi giochi sul significato, per dirla in una maniera esatta, si dicevano queste cose negli anni 60, sono la sostanza di molta parte dell'attività di Derrida. L'animale che io dunque sono, che ci riporta anche a Tesio, anche, è un'ironizzazione del cosito, però non bisogna perdere di vista che in questa polemica sociale che c'è con Cartesio c'è anche una certa continuità, perché col padre del razionalismo moderno, perché il rapporto con l'animale Derrida lo configura anche in una specie di riflessività. L'animale che dunque sono, cioè l'animale che è in me, l'animale che è il mio corpo, l'animale che ho davanti, che mi fa da specchio. Quindi qui c'è tutta questa tematica autobiografica, questo ripiegarsi e dividersi dell'io in se stesso, per cui quasi schizofrenicamente si apre in due io diversi e inconciliabili. Ecco, allora, la scena madre è, eccola qui, un gatto. E adesso uno potrebbe... potrei scusarmi, può sembrare una cosa poco seria. Intanto penso che ormai negli ultimi anni la tematica dell'animale però è diventata una tematica così centrale che forse non devo produrre tante giustificazioni. Voglio dire però che porto questa foto in ogni caso anche perché un aspetto importante del pensiero di Derrida, non è nemmeno il pensiero, della strategia argomentativa di Derrida è stata sempre la provocazione. Voi pensate che Derrida negli anni 70, nel 74 mi sembra, ha scritto un libro in cui le pagine di sinistra seguono, sono un testo, le pagine di destra cioè sono su Hegel e le pagine di destra sono su Genie, cioè è il pieno, insomma, di un certo modernismo molto contestatore, insomma, c'è una certa pratica artistica anche in questo. Questo aspetto provocatorio si potrebbe a lungo, cioè c'è quasi per ogni cosa importante che ho fatto del rilascio questo aspetto molto
questa scena con cui si apre il libro, che è la scena di Derrida nudo nella vasca o nella doccia, che si scopre guardato dalla sua gatta. E il problema, preso molto sul serio, non è uno scherzo, è il problema della vergogna, il problema del pudore di fronte all'animale, il problema di sentirsi interrogato dalla gatta, è una gatta, di cui Derrida poi viene sempre viene ripetutamente a precisare: non sto facendo un discorso sul gatto, sto parlando di un animale specifico, di una singolarità, cioè il rifiuto della universalizzazione. Ecco, quindi gatto come altro in me stesso, come animalità, eccetera. Vediamo qualcuno, queste pagine, diciamo, sono il cuore del libro e sono anche all'inizio, quindi non possiamo fare a meno di dedicargli una certa attenzione. Cito da pagina 38: si può dire che l'animale ci guarda. Quale animale? L'altro. Spesso mi interrogo per vedere chi sono nel momento in cui, sorpreso, nudo, in silenzio, con lo sguardo di un animale, ad esempio gli occhi di un gatto, faccio fatica a superare un disagio. E quindi vedete, su questo tema, l'animale come sguardo dell'altro, che può far pensare anche a Sartre, cioè dico che c'è una tematica esistenzialistica. Perché questa fatica? Mi è difficile reprimere un senso di pudore, faccio fatica a mettere a tacere dentro di me la riprovazione dell'indecenza. Contro l'imbarazzo che ci può essere nel trovarsi nudo, col sesso scoperto, davanti a un gatto che mi guarda senza muoversi, solo per vedere. L'imbarazzo di un animale nudo davanti all'altro animale, esperienza originale, unica e incomparabile dell'imbarazzo, che in verità si trova nel comparire nudo davanti allo sguardo insistente dell'animale, lo sguardo benevolo senza pietà, meravigliato o riconoscente. Uno sguardo di un veggente, di un visionario o di un cieco molto lucido. È come se nudo di fronte al gatto ne provassi vergogna, ma avessi nello stesso tempo vergogna di vergognarmi. Riflettersi della vergogna, specchio di una vergogna che si vergogna. Vedete, questo è tipico anche dell'argomentazione di Derrida, il rovesciarsi anche dei due termini, lui e il gatto, questa riflessività. Specchio di una vergogna che si vergogna, di una vergogna insieme speculare, ingiustificabile e inammissibile. Al centro ottico di una tale riflessione si troverebbe la cosa e, dal mio punto di vista, il punto focale dell'esperienza incomparabile che chiamiamo nudità, che si crede essere propria dell'uomo, cioè strana agli animali per quanto siano nudi e come si pensa, senza la minima coscienza di essere. Quindi vedete il tono fortemente esistenziale, insiste sul fatto che appunto il gatto è questo essere vivente insostituibile. Vi richiamo che questa tematica è kierkegaardiana, cioè è l'idea di un esistenzialismo della singolarità. Quindi il discorso di Derrida, quindi, qui è molto preciso: la polemica contro l'universalizzazione. Niente mi potrà mai togliere dalla testa la certezza che qui si tratta di un'esistenza che rifugge da ogni concettualizzazione e per giunta di un'esistenza mortale, eccetera. E dopodiché c'è ancora l'esperienza dello specchio, dell'eventuale terzo che si può inserire fra lui e il gatto, la tematica della persecuzione, dell'essere presso, la tematica della risposta. Gran parte della concezione occidentale dell'animale lo vede come un essere che, a differenza dell'uomo,
ancora annoiare con un paio di riferimenti che sono quelli, diciamo, in cui si vede questo aspetto esistenzialistico, per cui, cioè, perché per un lato è centrale l'animale, per l'altro però è centrale anche l'io, tutto questo discorso, cioè l'io dell'uomo. Che cosa mi fa vedere questo sguardo senza fondo, appunto lo sguardo che vediamo anche lì nelle immagini? Cosa mi dice? Insomma, chi manifesta la nuda verità di ogni sguardo, quando tale verità mi fa vedere negli occhi dell'altro, negli occhi vedenti e non solo visti dell'altro, e cita Levinas, come ogni sguardo senza fondo, come gli occhi dell'altro, questo sguardo cosiddetto animale mi fa vedere il limite abissale dell'umano. Quindi vedete, il limite abissale. Adesso vediamo che nell'animale si vede anche la sintesi di due contrari, o di due elementi contraddittori, l'inumano e l'anumano, cioè altrove Derrida, in un seminario famoso, ha parlato della bestia e del sovrano, cioè l'animale è questo elemento vitale in cui si oscilla dal bestiale, cioè di qualcosa di estremamente basso, a qualcosa di ideale come il sovrano. Il limite abissale dell'umano, l'inumano, l'anumano, le fini dell'uomo, cioè il passaggio delle frontiere oltre il quale l'uomo osa annunciarsi a se stesso, chiamandosi così con il nome che crede di darsi. E in questi momenti di nudità, sotto lo sguardo dell'animale, tutto può succedere. Sono come un bambino pronto per l'apocalisse, sono l'apocalisse stessa, perché c'è questa specie di apocalisse, vuol dire rivelazione, no? Questo confronto con l'animale è un confronto con la propria natura più profonda, cioè l'ultimo e il primo evento della fine, la rivelazione e il verdetto. Allora, non so come siamo qui. Quindi mi prendo ancora un 5-10 minuti al massimo. Sì, avrei voluto parlarvi del rapporto fra i due logos, insomma, cioè dal fatto che alla fine in questo confronto di Derrida con Gatto abbiamo la questione del rapporto che c'è fra la nostra razionalità superiore, linguistica, tecnica, cosciente, e una razionalità basica che è quella del nostro corpo. Questo incontro è simbolo anche di questi due elementi che noi abbiamo dentro di noi, e per cui passa anche diciamo d'altra parte del problema ecologico, cioè il problema del rispetto di una corporeità fondamentale. Va bene, lasciamo stare questo punto e arriviamo al punto conclusivo, che è quello che riguarda il problema che avevamo accennato prima, cioè come allora il Derrida adesso, nel Derrida di quest'opera finale, si viene a disporre il problema del rapporto fra vita e segno, vita e differenza. È vero o non è vero che qui c'è un'accentuazione maggiore di una filosofia della forza, quello che avevamo visto già nella differenza? C'è o non c'è uno spostamento molto di più verso Nietzsche? Ecco, questo e quindi che ne è dell'ontologia differenziale, che del primo Derrida? Queste sono esattamente le ultime tre pagine che, devo dire, a me hanno colpito molto, perché mi è sembrato, ma poi lo valuteremo insieme, posso sbagliare, mi è sembrato che qui Derrida sia andato molto oltre nel prendere distanza dalle sue posizioni, quelle più fondative per il suo pensiero, quelle di cui ho parlato nella prima parte di questa lezione. Bisogna dire che tutto il capitolo quarto, l'ultimo capitolo, insomma, che è dedicato ad Heidegger, è la sintesi di una lunga riflessione critica che Derrida ha dedicato a Heidegger, una riflessione che, diciamo, comincia, la riflessione critica c'è fin dall'inizio.
notizia, ma insomma una riflessione critica ulteriore comincia in Derrida verso Heidegger, comincia già con un testo che un bel testo che è dello spirito del 1987. Cosa dice, dove già questi temi erano accennati, però diciamo questo capitolo ha un'importanza un po', diciamo, la sintesi finale di questa relazione con Heidegger e con Nietzsche che Derrida ci ha lasciato, che ci ha lasciato. Qual è il tema? Allora, il tema è questo. Dice Derrida, commentando dei punti testuali, dei punti di testi di Heidegger molto importanti, Heidegger sosteneva che diciamo, l'uomo ha il privilegio dell'in quanto tale, cioè a dire ha questa capacità lui solo, questo lo distingue dall'animale, l'uomo si distingue dall'animale perché ha questa capacità di cogliere l'essere in quanto tale. Cosa vuol dire? Che ha la capacità di vedere la realtà, diciamola così, insomma, diciamo in modo molto più giusto per capirci, non sulla base di un istinto utilitario di afferrare, ma con una certa gioco, lasciando una certa autonomia. Il che significa, io considero quella sedia appunto non come ciò che può soddisfare il mio bisogno di sedere, ma la considero come un concetto, come un elemento che viene sganciato dal suo contesto immediato. Quindi questa è la tematica che Heidegger sviluppa e che Derrida a questo punto mette fortemente sotto critica. Cioè lui dice, ma questa questione dell'inquanto tale che sarebbe riservata all'uomo non è un punto così ovvio, tutt'altro. Notate che cioè, si tratta poi della concettualità, ma si tratta poi anche di quel processo di idealizzazione di cui parlava Husserl. Quindi qui negare è una presa di distanza questa dalla fenomenologia veramente molto forte da parte di Derrida. Di fronte a questo allora Derrida, e ora vi leggerò questa pagina finale, ripresenta per l'appunto la via nicciana. Dicendo dunque dice, richiamandosi ancora al discorso su Heidegger, l'uomo può fare ciò, cioè avere l'in quanto tale in forma pura, ha un rapporto di conoscenza dell'ente in quanto tale, la differenza ontologica dell'essere dell'ente tale da lasciare essere l'essere dell'ente vivente così com'è in assenza di ogni progetto. Risulta evidente la differenza fra Nietzsche e Heidegger. Nietzsche avrebbe detto no, tutto è in prospettiva, il rapporto all'ente, anche il più vero, il più oggettivo, il più rispettoso dell'essenza di ciò che è così com'è, è dentro un movimento che chiameremo qui del vivente, della vita. Quindi il prospettivismo di Nietzsche che nega l'inquadro d'altro. Quindi vedete, cioè, è una bella alternativa alla fenomenologia. E da questo punto di vista, qualunque sia la differenza tra gli animali, resta un rapporto animale, cioè l'uomo non ce l'ha tutto in quanto tale, quindi è un animale anche lui, è tutto dentro ancora questa storia della vita come esercizio di violenza e utilità, come autoconservazione. Dunque la strategia in questione consisterebbe nel moltiplicare l'in quanto tale, cioè a dire, possiamo dire, consisterebbe nel dire che non è vero che esiste l'uomo da una parte con la U maiuscola e dall'altra gli animali, l'uomo con la U maiuscola che ha questa capacità universalizzante e gli animali che non ce l'ha. Esistono invece infinite prospettive diverse, invece di esserci questa barriera, questo limite, questa frontiera fra uomo e animale, ci sono infiniti esseri viventi con tanti in quanto tale, cioè tanti concettualizzazioni, tanti modi di vedere il mondo, ovviamente fra loro intraducibili e diversi.
l'infinita differenza al posto del 2. Vi richiamo qui questo elemento differenziale, perciò che ho voluto prima richiamare la differenza, che già lì compariva, ecco. Però qui mi sembra che abbia un rilievo maggiore. Quindi moltiplicare in quanto tale, invece di rendere semplicemente la parola all'animale, dare all'animale ciò di cui in qualche modo l'uomo lo priva, e segnalare che anche l'uomo ne è in qualche modo privato, un'imprivazione che non è una privazione e che non è in quanto tale pure semplice. E conclude, ecco, questo suppone una reinterpretazione radicale del vivente, ma naturalmente, ma non nei termini di essenza del vivente, di essenza dell'animale. E il problema, la posta in gioco, naturalmente, non lo nascondo, è talmente radicale che ne va della differenza ontologica, della questione dell'essere, di tutta l'impalcatura del discorso heideggeriano. E vedete, alla fine io mi domando, nella prospettiva di Derrida ha vinto Nietzsche, quindi, rispetto ad Heidegger, è una questione che mi sembra giusto porsi, ha vinto una filosofia della vita pura, assoluta, in cui il rapporto con Logos diventa veramente secondario? È un congedo questo che abbiamo letto definitivo dalla fenomenologia? Perché questa ormai non sembra non servire più nemmeno come metodo per raggiungere il suo alto. Ormai non è più vero che la decostruzione del concetto è l'unica alternativa ad esso, e non è più vero che non esiste che un logos. Abbiamo visto che ci sono infiniti logos, tanti quanti sono gli esseri viventi. Allora, se mettiamo insieme queste pagine finali con l'idea di alterità assoluta di cui parlavo prima, ne emerge effettivamente una concezione profondamente diversa da quella del primo Derrida, in cui certo vita, animale, ecologia sono molto più in primo piano. Quindi ecco perché prima avevo detto che in parte è veritiero quando rivendica la continuità, in parte anche un po' bugiardo. Però, ecco, per concludere su questo punto, ma quasi finito, però mi viene da dire, accidenti al Derrida, bisogna dire che però questo punto finale è accennato solo come una possibilità, non è un'asserzione, non è asserito positivamente. Quindi Derrida ci lascia ancora una volta con un'esitazione, con un'aporia, con un'indicibilità, con un'indecidibilità. Solo che quello che mi domando di nuovo non è che questa volta questa aporia, questo dubbio è più radicale delle altre, non mette in crisi dei concetti che erano stati veramente fondativi per il suo discorso. Lascio aperto questo interrogativo. Voglio, prima di terminare, dire soltanto che riguardo alle questioni politiche, ovviamente molti temi politici li abbiamo già visti, la questione dell'animale, della vita, dell'allevamento, sono direttamente politiche. Voglio però ricordare che, appunto, come già dicevo prima, già nel primo Derrida c'è un bel sommovimento delle categorie tradizionali. Nel secondo questa cosa è ancora, vale ancora di più. Ci sono altrove, Derrida afferma che noi abbiamo necessità di categorie completamente diverse da quelle della tradizione moderna, che verso la vita ha un rapporto negativo prometeico. Quindi pensare un'alternativa al capitalismo è pensare una diversa relazione alla vita. E su questo è stato abbastanza chiaro, in verità. Bisogna quindi andare oltre liberalismo, democrazia, marxismo come forme di pensiero politico ormai superate. Ecco, anche questa esigenza di un rinnovo totale delle categorie del pensiero politico moderno, che nel secondo Derrida è ancora più marcata ed è in tematica esplicita, mi sembra una lezione molto preziosa che deriva. Ciao, ciao.